Francesco Della Chiara, agronomo CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino. Siamo qui per illustrare un progetto della Regione Marche, misura 1.12, in cui andremo ad illustrare le opportunità per le aziende agricole riguardo alla tartuficoltura. Inoltre daremo importanti e utili consigli agli acquirenti e consumatori finali. Amici di Fano TV, bentrovati. Oggi ci troviamo nel comune di Acqualagna, all'ingresso di una tartufaia, e affronteremo insieme un nuovo argomento: le tartufaie coltivate contro l'abbandono dei terreni. Andiamo a scoprire insieme come realizzarle. Scopriamo insieme a Paolo Topi, tartuficultore e tartufaio, perché coltivare anche una tartufaia in un terreno non più coltivato. Perché sicuramente, per esempio, per un'azienda agricola potrebbe essere un'integrazione di reddito, perché sicuramente per il territorio potrebbe essere un incremento della produzione del tartufo. Già solo queste due risposte che ti ho dato è una buona motivazione per il territorio della Regione Marche iniziare nei terreni abbandonati, pensare di coltivare del tartufo sia bianco che nero. Proprio andando nello specifico, appunto, per quanto riguarda la diminuzione della raccolta del tartufo sia bianco che nero, quali possono essere le eventuali soluzioni? Sicuramente il cambiamento climatico influenza tantissimo questa diminuzione della raccolta, ma noi sappiamo benissimo che non è solo quello, perché l'abbandono delle campagne, la non cura del territorio, la non manutenzione, quindi la non attenzione nel non usare pesticidi e quanto altro nell'agricoltura, quindi fare un'agricoltura biologica è fondamentale, per esempio per quanto riguarda la produzione del tartufo, queste cose qui porta alla diminuzione del tartufo. Proprio, ma fondamentalmente, con l'esperienza che abbiamo, pensiamo che più che il cambiamento climatico è proprio l'abbandono dei territori, l'abbandono dell'uomo delle campagne, quindi non cura del bosco, non cura delle piccole vallate che avevamo, che erano preziosissime nel nostro territorio della Regione Marche, per cui questa cosa qui porta alla diminuzione della raccolta. Quali sono le possibili soluzioni, quindi? Le soluzioni che sono possibili sono tante. Una, prima di tutto, ci vorrebbe un'attenzione da parte dell'amministrazione politica della Regione di fare un progetto insieme a noi proprio sul ripristino del territorio delle zone dell'entroterra, dove l'agricoltore fa fatica a tirar fuori un reddito idoneo, decente, per cui avere anche un aiuto da parte della Regione nella risistemazione dei boschi e per fare tartufaie controllate, coltivate anche di bianco, sarebbe questa qui una delle situazioni eccezionali per tutta la filiera del tartufo, non solo per l'agricoltore ma poi anche per tutto il turismo, per quello che è legato alla ristorazione, per tutto quello che conosciamo benissimo, cosa porta in una regione e la raccolta del tartufo di un territorio. Quindi, se volessimo decidere di realizzare una tartufaia in un terreno non coltivato, come dobbiamo procedere? Allora, la procedura adesso si fa un sopralluogo, si fanno le analisi del terreno, sì, lì magari già sappiamo, ci sono vari aspetti che portano la decisione di quale tartufo coltivare, anche se la nostra zona, diciamo, come per esempio questa tartufaia dove siamo adesso, qui nascono quattro specie di tartufo, quindi qui nasce lo scorzone estivo, il tartufo bianco pregiato nel mese di ottobre fino a dicembre, poi nasce il brumale e il tuber borchi, che è adesso il marzuolo. Quindi le stesse piante nel raggio di 2-3 metri, 4 metri possono da un lato dare un tipo di tartufo e dall'altro un altro. Tant'è vero che qui bisognerebbe rifarci degli studi con l'università su questo tipo, perché si è sempre creduto che un tartufo era prevalente a un altro, ma dall'esperienza che abbiamo noi come tartuficoltore, come tartufai, ci indica che una pianta ci potrebbe dare anche più tartufi, quindi un tartufo prevalente non c'è, ma c'è più una condizione del terreno che mi porta a virare alla produzione di una specie di tartufo o di una specie di un altro tartufo. E oltre all'analisi del terreno, poi come si procede? Si procede quindi bisogna vedere tante cose, innanzitutto la lavorazione, dove io metto a dimora le prime piantine perché così facilito la sua crescita, i primi anni. Poi dopo la lavorazione, bene o nel male, siamo arrivati a capire che è idonea in quasi tutti i tipi di terreno. Poi abbiamo visto che anche dove è possibile, delle lavorazioni sono positive anche
nel terreno per il tartufo bianco, oppure sul nero pregiato non ci sono dubbi che la lavorazione del pianello in certi terreni magari si compattono un po' di più è una cosa fondamentale, e lì si interviene anche con la potatura. Per esempio, i fattori sulla tecnica di coltivazione del tartufo sono tanti, è difficile spiegarlo in 2 minuti, però noi siamo a disposizione gratuitamente anche aiutare chi è che si avvicina a questo mondo così fantastico. Tartuficoltore o tartufaio? Allora, questa qui infatti ci tengo tanto, perché da quando io sono nato e sono presidente di un'associazione qui da Qualagna, ho sempre detto che è la stessa persona. Il tartufaio, tartuficoltore, non puoi essere un tartufaio se nell'animo non sei un tartuficoltore, perché saresti un tartufaio con la T minuscola. Cosa voglio dire? Il tartuficoltore cos'è che fa? Quello che faccio io, come fanno tanti altri. Quanto vanno tartufi, seminano anche, prendono una ghianda, vedono che in un terreno manca una pianta, la mettono a dimora, prendono una talea di un pioppo dove vedono che manca, la mettono a dimora. Questa qui fanno quello che poi facevano i nostri vecchi con i loro terreni, li tenevano come un giardino. Quella figura lì del nostro contadino che curava bene il territorio non esiste più, dobbiamo sostituirci noi. Ecco perché ti dico che è fondamentale il tartufaio è per forza un tartuficoltore, altrimenti non è un tartufaio, è un predatore. La scelta di coltivare una tartufaia in un terreno non coltivato, oltre chiaramente a darci la possibilità di coltivare e raccogliere tartufi, ha anche tanti altri aspetti positivi e benefici per il territorio. Sì, sicuramente in un momento così difficile come è stato quest'anno la Regione Marche, con l'erosione, con inondazioni, la cura del terreno, quindi coltivare il tartufo mettendo a dimora le piantine, tenendo bene il territorio dove tu fai tartuficoltura, con la racimazione delle acque e tutto quello che si fa nel bosco per renderlo idoneo alla tartuficoltura, sicuramente è positivo, perché non crea quelle frane, quelle inondazioni che ci sono state adesso ultimamente qui nella nostra regione. Ora, oltre alla coltivazione che si raccoglie tartufo, sicuramente una tartufa, essendo un terreno biologico al 200%, perché il tartufo è un indicatore biologico, per cui se tu metti degli inquinanti o dei pesticidi lui non nascerebbe, si possono raccogliere magari delle fantastiche erbe spontanee per fare delle insalate o per fare tante cose anche curative, inoltre anche per esempio un invenimento oltre alle erbe per fare le insalate, anche la santoreggia per esempio che è un arbusto tipo la lavanda, però è ottimo magari per condirci le carni delle nostre vallate che sono fantastiche. Amici di Fano TV, siamo arrivati al termine di questo speciale. Abbiamo analizzato insieme al nostro esperto come contrastare l'abbandono dei terreni attraverso la coltivazione delle tartufaie.